Anche l'Università di Milano il futuro fa paura. Il fatto che ci sia la possibilità di colloquiare con personaggi come Luca Bete credo che sia solamente di valore per il nostro Ateneo e per tutti gli Atenei in generale. Il futuro è spaventoso, l'incognito fa paura, però aiutandoci a vicenda, collaborando l'uno con l'altro, questo futuro può far meno paura. Oggi Luca è qui per ascoltarci, ma anche per darci qualche prezioso consiglio. Il sognatore non si lascia scoraggiare dalle cose che non vanno come si aspettava. C'è un imprevisto, devi il corso e continua ad andare avanti. E io non ho mollato e questa cosa mi ha premiato. Non ci ferma nessuno! Allora, Elena Landone, e sono la coordinatrice del progetto Bard Project. Pochi sanno che in carcere si può studiare a livello universitario. Gli studenti detenuti sono affiancati da dei tutor. E grazie a loro sono a un passo dalla laurea. Noi giovani crediamo nel volontariato e abbiamo un modo tutto innovativo per farlo. Perché giocando a Superfood i doni pasti completi offerti da Lidl Italia e distribuiti dal Banco Alimentare, fino ad ora ne abbiamo già raccolti più di 4.000. Tante storie incredibili, davvero molto bello ascoltarle. Quella di Federico è protagonista del premio Non ci ferma nessuno. Il 19 maggio del 2020 mi sono operato per un osteosarcoma. Ognuno di noi deve combattere con le armi che ha. E io tutte queste cose le ho capite dopo. Il premio più importante è stato quello di poter condividere la mia esperienza. Anche quest'anno abbiamo una missione da compiere, quella di dare sempre nuova vita alla plastica, anche nelle università italiane, attraverso i cestini revending. Il futuro fa meno paura quando non si è soli, per questo più siamo meglio è, e anche questa tappa ci è venuto a trovare qualcuno davvero speciale. Il pensiero genera paura, genera limite e genera soprattutto un fermo. E a noi non ci deve fermare nessuno e non dobbiamo autolimitarci. E te lo dice una che non ha creduto in se stessa per tanti anni, te lo dice una che si è fermata tanto, te lo dice una che si è limitata tanto. Adesso non mi limita più niente, perché ho imparato a stare bene con me. Il futuro non mi fa più tanta paura perché sono riuscito a trovare e a costruirmi degli strumenti che mi diano la forza per sorreggere il peso della mia realtà. Raccomando questo incontro a tutti i miei colleghi e studenti di tutto il resto d'Italia e delle future tappe. Grazie mille a Luca, una bellissima esperienza. Promossi o bocciati? Promossi o bocciati? Questa tappa è stata promossa o bocciata? Promossa! 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 Sì, e la prossima tappa invece a Parma! Promossi o bocciati? Promossi!